Sì, allora rido perché c'è la terza volta che giro il video. La prima volta non so perché un pezzo del video era venuto con l'audio sfalsato. La seconda volta stavo cadendo dalla sedia e quindi niente, sono di nuovo qui a iniziare questo video in cui vi faccio vedere i libri che voglio eliminare dalla mia libreria. Come vedete, la libreria è un po' cambiata, è un po', si vede che ci sono meno libri. Però non vi preoccupate perché presto quegli spazi saranno colmati, già lo so. E niente, ve l'ho fatta vedere su Instagram tutta al completo perché qui ovviamente vedete solo un pezzettino. E i libri che ho tolto, cercherò di donarli magari a qualche scuola, li metterò nelle cassette quelle dei Book Crossing, o se magari siete interessati a qualcosa mi scrivete su Instagram e ci mettiamo d'accordo in qualche modo. Ovviamente i libri che mi sono stati inviati da case editrici o da autori non li posso vendere, quindi magari li regalo se prendete qualche altro libro insieme a altri libri, vediamo un po'. Comunque ora ve li faccio vedere, cercherò di andare veloce perché ho poco tempo ormai. Allora, qui ho la prima pila di libri da farvi vedere. Allora, Flower, un successo mondiale di Elisabeth Craft e Shea Olsen. Poi una trilogia romance della Newton Compton. Scusate se tremerò un po', ma ce li ho qui sul tavolino. Allora, avvicinati se te ne vai ti aspetto e cattive abitudini. Poi, Il fuoco segreto di Altea, gli arconti ombra, questo è il primo libro di una serie se non sbaglio. Poi un libricino di racconti, c'erano una volta 11 Natali. Poi io ho i primi due libri, ma questa è una trilogia se non sbaglio, è uscito da poco il terzo libro, se non sbaglio l'anno scorso o quest'anno, non mi ricordo, ed è Il Segnato e Il Segnato 2, I Pirati del Multiverso. Questa è una serie fantasy fantascientifica. Poi ci sono tre libri gialli. Da Carr, la prima indagine del commissario Lusky, Gatta Cicova, mistero di Natale all'ombra delle terme e Vendemmia Rosso Sangue, lo strano caso del morto che parla. Poi un libro, mi sembra fantasy fantascientifico anche questo, Medioevo, il futuro alla porta, il passato la chiave. Poi un thriller, Danza Macabra, questo l'avevo messo anche in una TBR recente, ma so che non lo leggerò mai perché lo vedo così doppio, eppure bello pesante, scritto molto piccolo e io so che non lo leggerò mai, quindi lo voglio eliminare. Poi la lista della spesa per diventare influencer. La mappa del dragone, i suoi segreti sono nascosti sotto la sua pelle. E la giostra degli impiccati, lo spettacolo sta per iniziare. Adesso metto un attimo pausa e prendo l'altra pila di libri. Allora, li ho messi sulla sedia così magari evito di far tremare tutto. Test di Thomas Hardy. Questo, per esempio, è un libro che mi piacerebbe leggere, però so che in questa edizione così vecchia non lo leggerò mai e quindi lo voglio togliere. Poi, di Stendhal, La certosa di Parma. Di Tarchetti, Fosca. Di Jack London, Martin Eden. Poi ci sono tre libri in questa edizione di 100 pagine dei Tascabili economici Newton, che sono di Dostoevsky, Il sogno di un uomo ridicolo e la mite, due racconti fantastici. Di Pirandello, Una giornata. E di Kerouac, Peak, storia di un vagabondo sulla strada. Poi, carissimi tutti, Nicaragua 1983-1990, lettere di un medico dal fronte. Poi, questo è il libro che avevo letto alle medie a scuola, di Laura Guidi, L'affresco.
Di Jack London, Racconti dei mari del sud. Un inverno tra i ghiacci di Giulio Verne. Di penso Heinrich von Kleist, Michael Kolas. Poi, altro libro che in teoria mi sarebbe piaciuto leggere, ma non so se leggerò mai, La cattedrale del mare. Poi di Banana Yoshimoto, Arcobaleno, Leggiare altre novelle di Pirandello, L'altro nome dell'amore di Colin McCulloch, non so come si legge, leggetelo voi, Il cancello di François Bizot, penso. E l'ultimo libro di questa pila, Chi teme la morte, la profezia di Onie. Metto sempre pausa e vado a prendere l'altra pila. Allora, sperando che non cada tutto, mi ritrovo all'improvviso di Nicoletta Franchi. Scrupoli di Judith Krantz. Il resto del mondo con 17 saturazioni di Pano Parini. km di Giustino Travaglini. Scott Pratt, In buona fede. Di John Grisham, La convocazione. Poi di Fanny Deschamps, La signora della Bougainvillea e l'isola del sogno. Poi io ho questi due libri di una serie e questi due libri mi erano anche piaciuti, però non ho intenzione di continuare la serie e sono L'incubo di Biancaneve, La città dei mercenari e L'incubo di Biancaneve, Le mura di vetro. Di King, Tutto è fatidico, 14 storie nere. Questo è il libro che ho da parecchi anni e so che alla fine non lo leggerò mai perché io non amo King, o almeno i libri che ho letto di King non mi sono mai piaciuti. Poi La setta dei vampiri, Il segreto di Lisa J. Smith. Questo è il primo libro di una serie che io volevo leggere tanti anni fa. Poi alla fine erano troppi libri, non sono mai riuscita a recuperare gli altri e quindi niente, è arrivata l'ora insomma di eliminare anche il primo che stava nella mia libreria così da solo, inutile. Poi Guerriera dal cuore di diamante, I limiti dell'amore, storia di te e di me, L'inganno di Prometeo di Robert Ludlum. E ultimo libro di quest'altra pila di Ken Follett, Il volo del calabrone. Ultima pila di libri. Allora, io ho questi primi due libri di questa serie che sono Wings e Spells. Questi li avevo letti e era una serie che mi stava anche piacendo, è molto carina, però non ho intenzione di continuarla. Poi Le tre parti del cuore. Poi ho questa trilogia, Io ti sento, no, Io ti guardo, Io ti voglio, Io ti sento. Gli amori del vampiro di Nancy Kilpatrick. Come vivono i morti. E lui ammazza i poliziotti di Jack Arnott. Nell'abisso profondo, la nuova indagine dell'87° distretto, Il colore dell'inganno. Poi ho questo libro che praticamente non è un romanzo, si chiama D'amore a Zapping, manuale definitivo per incomprensibili adolescenti. Sì. E che praticamente usava a scuola alle medie, se non sbaglio, dove ci sono dei temi e sono tipo sviluppati dei temi su questi temi.
non so se mi sono fatta capire, tipo qui c'è il lavoro e c'è un tema tipo sul lavoro e noi appunto lo utilizzavamo per fare i temi. Qui dietro, per esempio, potete vedere di cosa si parla. E l'ultimo libro, Il mondo di Rhett, Il ritorno di Via col vento. E sono finiti, questi sono tutti i libri che voglio eliminare dalla mia libreria e spero di farlo presto perché non ce la faccio più a tenerli in casa sparsi per le stanze. Io adesso vi saluto, spero che questa volta il video sia uscito decentemente e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!